L'obiettivo finale delle elite globaliste, sorosiane, neoliberiste, è quello di ridurre l'Italia a quello che è oggi, che sono i paesi balcanici. Questo è il loro obiettivo. Tanto è vero che alcune grosse multinazionali italiane hanno già chiuso in Italia per trasferirsi nei Balcani. Balcani, perché i Balcani sono importanti? I Balcani sono importanti perché i Balcani e alcuni paesi anche dell'est, perché quello a cui arriverà l'Italia a pochissimo tempo. Già oggi, se noi andiamo in un'autostrada italiana, non siamo in Italia, sembra di essere nell'est Europa. Basta guardare i camion che girano, i furgoncini che girano, di queste persone che fanno 6 giorni su 7, 12 ore al giorno, dormendo nelle cuccette. Allora, e questo qui è il neoliberismo, questa è la grandissima bellezza del neoliberismo, come sono diventati ricchi in questi paesi, cazzo, con il neoliberismo. Adesso vogliono sputtanare ovviamente anche la Bielorussia, vogliono ridurli allora così. Allora, se noi parliamo dei paesi balcanici, ok, stiamo parlando di posti paesaggisticamente belli, che andare in vacanza va benissimo perché intanto costava poco, ma un disastro totale dal punto di vista geopolitico, è un disastro totale dal punto di vista di diritti, salari, stipendi. Stiamo parlando di paesi dove, se andiamo in un supermercato occidentale, la vita costa di più che neanche in Italia, con stipendi che vanno da 180 al massimo 250-300 euro al mese. Stiamo parlando di paesi dove ci sono dei livelli di ignoranza pazzesco, perché più la gente è ignorante e più la controlli, ok? Stiamo parlando di paesi con dei politici che sono dei ladroni, stiamo parlando di paesi dove Soros la fa quello che vuole, comanda Soros, comanda, dopo che le hanno fatto scannare fra di loro. Stiamo parlando di gente che lavora anche 50-60 ore senza mezzo diritto per stipendi da fame. La gente dirà, ma come mai lì non muoiono di fame? Certo che non muoiono di fame. Hanno tutti parenti in Svizzera o in Germania che guadagnano 3, 4, 5 mila franchi, gli mandano giù quei 5, 700 franchi al mese per poter campare, altrimenti morirebbero di fame. I Balcani sono un disastro totale, totale, totale. Difatti sono scappati via tutti, continuano a scappare e compagnia varia. L'Italia arriverà né più né meno come i paesi balcanici. Noi arriveremo come i paesi balcanici, faremo la fine di quei paesi, ok? Perché l'obiettivo finale di tutto questo è distruggere l'economia, ok? E ridurre la gente a stipendi da 400, 500, 600, 700, 800 euro al mese massimo, con un pacco di ore, quindi sempre più ore, sempre meno diritti e sempre più distruzione. In questi anni di neoliberismo sono state distrutte tutte le lotte sociali che avevano fatto la vecchia sinistra italiana, la vera sinistra, che non esiste più, perché oggi abbiamo un blocco unico, ok, partitocratico, neoliberista destroide, che era l'obiettivo del nostro amico il Venerando, avere questo blocco che fanno finta di litigare. Hanno distrutto tutto quello che i padri con le lotte di sinistra avevano acquisito. Quindi arriveremo alla balcanizzazione dell'Italia, dove ci sputeranno in faccia tutti, dove le multinazionali continueranno a sfruttare, dove continueranno a chiudere aziende. L'altro obiettivo, ovviamente, delle elite globaliste è ridurre una nazione sovranista, padrone a casa loro, come con lo Stato sociale, come la Bielorussia, allo schifo di tutte le altre nazioni dell'Est e dei Balcani, ok? Avendo ancora di più forza al lavoro sottopagata, avendo ancora più gente disposta a lavorare a bassissimo prezzo. Nei paesi dell'est non sono cresciuti, è cresciuto il PIL delle multinazionali occidentali, ok? Sono cresciuti i PIL delle multinazionali tedesche,
che aprono le loro aziende in queste nazioni dell'est, ok, per sfruttare degli schiavi sottopagati che non si ribellano mai e non hanno un cazzo di diritto. Non esiste la crescita economica di queste nazioni, e esiste la crescita economica, il PIL delle multinazionali occidentali che fatturano, ok? Dovunque i livelli di ignoranza sono alti, compreso l'Italia, compreso moltissime regioni, più alti sono i livelli di ignoranza, più bassi sono gli stipendi, più bassi sono i diritti, più bassi sono tutto quello che concerne la vita. L'obiettivo delle elite globaliste, destroide, neoliberiste, è quello di ridurre l'Italia come i Balcani.